Va bene a tutti ragazzi, ed eccoci qui, tornati con un nuovo video. Mentre sto caricando il video di Morata alla Juventus, che lo sta caricando proprio in questo esatto momento. Volevo parlare di una cosa incredibile, quella di stamattina, sempre mentre ero a scuola. Incredibile, incredibile. Quando l'ho letto sono rimasto, ho detto, ma perché veramente, quindi lasciatemi un bel commento, scaricate la campanella per forza, per forza, scaricate football e fantamassi se volete, e mentre io sono Android, ma football sapete il mondo del calcio, e Fortnite, di fantamassi per fare il fantalcio della Madonna, io ho tutte le app, quindi perché non farlo anche voi, posso dire i miei profili social. Allora, secondo me, vi dico che questo forse molto lo sapete, ma comunque Suarez ha truccato l'esame italiano. Ovvero, nel sia clamorosa la cittadinanza di lui sarebbe stata ottenuta una truffa. Secondo una nota pubblicata dall'ANSA, gli inquirenti avrebbero ipotizzato, farò per legge, ipotizzato che l'esame sia stato combinato in anticipo. Cioè, nel senso, è come se si fossero, cioè, si sono messi d'accordo. Bene. Si sono messi d'accordo e hanno, come posso spiegare? Si sono messi d'accordo e hanno fatto, insomma, l'esame è stato fatto in anticipo, capito? Tutti i punti fatti in anticipo. Cioè, praticamente, in relazione al certamente in corso all'Università Presidenziale di Perugia, ribadisce la correttezza e la trasparenza procedure seguite per l'esame sotto il calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso. Emergono dei particolari inquietanti 12 e 11, sto leggendo con gli orari, andando a cercare le precedenti interviste a Lorenzo Rocca, fece l'esame Luis Suarez lo scorso 6 settembre, intervista 18 settembre, il l'esame era durato poco, aveva descritto l'andamento dello stesso. Ha sostenuto l'esame di livello B1, un esame orale con l'eguale che dura 10 minuti. Ha sempre capito tutto, quindi immagino si sia preparato bene, avrà seguito un corso intensivo italiano. L'ho visto felice di imparare la lingua italiana e sembra felice di essere in Italia. Quindi, ragazzi, in sostanza, l'origine delle indagini e le prove. Secondo me l'interpretato Domenico Marchese, bla bla bla, le intercettazioni e le indagini sarebbero partite non specificamente, ma all'interno di un'indagine parallela svolta fin dallo scorso febbraio dal Nucleo di Polizia Economica, Finanziaria e Guardia di Finanza di Perugia, accertamenti. L'esame sarebbe durato solamente pochi minuti invece che le economiche 2 ore e mezza, sarebbe concluso con foto, sorrisi, abbraccio e traghezzamento del rettore a Suarez. Gli indagati, non c'è Suarez, quindi non ci sto capendo una sega. Praticamente adesso cosa è successo? Che aspettate. Ah sì, no, questo non indietro, quindi l'ultima notizia è che praticamente, vi dico l'ultima notizia, se no qua facciamo notte. Praticamente pare che Suarez abbia truccato l'esame, insomma, per la cittadinanza italiana per venire appunto a giocare alla Juve, che ovviamente ormai non viene. O rimane a Barcellona o va ad Atletico Madrid. E quindi nulla, sembra che l'ha truccata, adesso la Guardia di Finanza prenderà provvedimenti. Questo poi vedrò aggiornati, magari farò un altro video su questo per vedere cosa succederà. E quindi nulla, questo è il mio video, adesso ci vediamo al prossimo video e bella, ciao!